ragazze, bentornate sul canale. Oggi è il 32esimo video dei prodotti finiti che faccio. Siamo arrivati a 32, tantissimi, nel corso degli anni ovviamente. E iniziamo con la mia spazzatura beauty, che mi vergogno anche di farvi vedere, ma pazienza, ho dovuto mettere nella bustona della spesa perché avevo tantissime cose e non avevo una busta abbastanza capiente, a parte il sacco nero, però diventava veramente super trash. E iniziamo, ho tirato fuori già le maschere. Parliamo delle maschere che ho finito. Sono tutte maschere in tessuto per varie parti del corpo. Questa di Shaka è la hand mask all'aloe, sono dei guantini che voi mettete imbevuti di questa maschera idratante, appunto per mani e unghie, a base di aloe. Dovrebbe essere la, niente, semplicemente la idratante, carina. Non ho visto chissà che differenza, però comunque molto molto buona. Anche il profumo era molto delicato, non mi dava fastidio. E poi comunque i guantini sono comodi perché io sono riuscivo ad utilizzare anche lo schermo del telefono. Maschera per il viso, queste di Garnier. Sa che ne ho anche altre, ma sono su ancora nella scatolina. Vabbè, le vediamo la prossima volta. Questa è la mia preferita fra tutte quelle che ho provato. Le ho provate tutte e confermo chi dice che si sono tra le migliori. Mi piacciono molto, sono abbastanza grandi rispetto a molte altre maschere, quindi si adattano bene al viso, sono ben imbevute, si vede la differenza dopo che l'avete fatta. Questa è la Hydra Bomb idratante, quella azzurra. Poi, no, aspettate che vado per ordine, un'altra maschera viso, poi sono tutti patch, un'altra maschera viso è questa qua di Tony Moly all'aloe. Non mi è piaciuta perché l'ho trovata veramente scomoda, e anche il materiale con cui è fatto non mi è piaciuto. Poi ho tutti i patch contorno occhi, allora, classici di Sephora, patch contorno occhi, questi sono quelli al melograno che sono i miei preferiti fra i patch di Sephora. Riconfermo sempre il mio amore per questi di Beauty Pro che trovate da OVS, 3 per ogni confezione, a base di collagene e tè verde, bellissimi, grandi il giusto, morbidi, i miei preferiti. Poi questi di Yes2, no, rido per quest'altro, Yes2 sono quelli energizzanti al caffè e hanno la forma della maschera. Io non mi trovo tanto bene con le mascherine quando non sono ergonomiche. Questa non lo era, non mi è piaciuta proprio perché l'ho dovuta tagliuzzare troppo in varie parti e quindi erano più comode quelle di Sepai che avevo provato, fatte sempre a maschera. Questo non so chi sia, Jinju, questo qua, però anche questo l'ho preso da OVS e ce n'è uno solo, quindi due patch, quindi una sola applicazione. E sì, devo dire che non ci riponevo chissà quale aspettativa, però non sono stati male, dai, comunque lasciavano il contorno occhi idratante, cioè cercando di capire se c'è una lingua che non sia scritta, no, non so bene che proprietà abbiano perché è tutto scritto in altre lingue. Maschera sempre questa qui di Dr. Jart, ma per il viso, questa è la Shake and Shot, praticamente voi all'interno avete una spatolina, richiudiamo perché zozzo, mettete le due fasi, shakerate, facilissima, smette di fare rumore, quindi con la spatolina ve la applicate e poi la rimuovete peel off. Mi è piaciuta, è simpatica. Poi, maschera idratante, questa la butto in realtà perché non è finita, ma non l'avevo usata tutta, ed è la maschera idratante di Mediterranea, la linea Every Week, effetto pelle dissetata, ce l'ho data tantissimo tempo quando sono andata per rifarla, perché l'avevo lasciata lì un po', la volevo rifare, però ha cambiato texture, ha cambiato un po' profumo, quindi lo butto. Però mi piaceva molto, l'ho usata tanto in estate questa. Sempre di Mediterranea, invece la detossinante, questa linea che è la linea Terme è la linea che mi piace di più del marchio, perché ha tutti i prodotti che ho provato di questa linea qui, sono buonissimi, e questa è una fra le detossinanti effetto luminoso che mi piacevano di più. Passiamo adesso
a tutto il resto farà rumore, scusate. Bagno schiuma dei tesori d'Oriente, questo è il Japanese Rituals, doccia crema aromatica. Questi mi piacciono tantissimo, li ho sempre. Non faccio spesso la doccia nella doccia, ma faccio più spesso il bagno in inverno, però questo è quello che tengo per me nella doccia. I tesori d'Oriente hanno un profumo buonissimo, dura sulla pelle, sono belli morbidosi anche da massaggiare, per me sono fra i bagno schiuma, i doccia schiuma più facili, poi hanno il tubo, quando siete in doccia è comodo, io lo tengo appeso e faccio comodissimi. Uno shampoo, questo è lo shampoo di Dercos, no, di Vichy della linea Dercos, sapete, per il mio problema della dermatite, ogni tot mi consigliano altre cose da utilizzare, ho provato questo che però non mi è piaciuto, so che a molte di voi piace, però io non mi sono trovata per niente bene, non mi è piaciuto proprio per niente, continuo a preferire a questo il Resty Boil, quello marrone per lavaggi frequenti. Poi ho finito un detergente intimo delicato alla camomilla della Biolis Nature. Questa linea la trovate da Acquasapone, Tigotà, insomma in questi discount qui, insomma questi negozi di detersivi eccetera. Io uso sempre il detergente intimo naturale, cioè è l'unica cosa di cui vado proprio a controllare bene che sia naturale, delicato, solo per quello sono molto attenta. E questo mi è piaciuto, ma tutta la linea di questo mi era piaciuta, avevo provato anche il bagno schiuma, il doccia schiuma, insomma la conoscevo già e mi piace. Poi sono tutti prodotti, ah no, un altro prodotto per i capelli e poi sono tutti skincare e make up. Un altro prodotto per i capelli fa parte di un trattamento invece sempre per la dermatite che sto seguendo adesso. Non vi ho fatto l'hair care routine perché ogni dottore, ogni persona, insomma che dermatologo da cui andate vi consiglia un trattamento e siccome sono cose un po' più specifiche, singole per ognuno di noi, a me non va di farvi vedere delle cose che magari per me funzionano e poi magari possono peggiorare in caso la situazione di qualcuno. So che a volte di voi interessa, però sinceramente io non sono talmente cose delicate, veramente non soggettive ma di più, che non mi va di consigliarvi qualcosa, siccome non sono neanche trattamenti che costano 20 euro, non mi va di consigliarvi qualcosa che per me funziona, che magari per voi non possa andare, insomma, non me la sento. Ogni tanto, come vedete, nei prodotti finiti esce qualcosa, allora in questo caso vi posso dire il mio parere effettivo. Questo è di Medavita, che è una linea che avevo già utilizzato per i capelli, non per la dermatite, ma per una linea normale. Questo è lo scrub all'argilla esfoliante per la cute, argilla rossa, anice stellato e quarzo, e lo devo fare una volta a settimana. Mi è piaciuto tanto, è molto facile da fare da soli a casa perché ha questo applicatore che praticamente vi permette di andare a ad applicarlo sezionando i capelli, e rispetto ad altri scrub che ho provato, questo è quello più comodo, non cola, riuscite a massaggiare, ha un bel effetto, poi lo si risciacqua facilmente, insomma questo qui è fra le cose che sto usando, quello che mi sta piacendo veramente tanto, ed è di Medavita, si chiama Cutis Pura. Poi, skincare, struccante bifasico occhi di Brochet, mi piace sempre, lo alterno a quello di Clarin piuttosto che a quello di Clinique, insomma li giro spesso, ma sono sempre i soliti alla fine. Questo bifasico di Brochet è veramente buono, mi piace, come mi piace sempre tanto questo di Clarin, il Le Maquillage Extra per occhi sensibili, è sempre il bifasico. E ce ne piace così tanto che me lo porto anche in viaggio quando ho la mini taglia, e ho finito anche un'altra mini taglia. Una lozione di Clinique, questa è la lozione numero 2, era la lozione sfogliante per pelle secca, da secca mista. Chissà che cos'è il sistema a tre fasi di Clinique, la riconoscerà anche se adesso la bottiglia è trasparente, quella viola. E quindi insomma, io è un prodotto che conosco da tantissimi anni, cioè l'avrò iniziato ad usare... Io ho iniziato ad usare le tre fasi di Clinique penso a 19 anni e mi sono trovata benissimo, quindi ogni tanto questi li reinserisco. Poi
mousse finita di Darphin, la Intral Mousse Douceur Nettoyant alla Camomilla. Questa mousse è stata la mia mousse preferita degli ultimi tempi, degli ultimi mesi, ma mi è dispiaciuto veramente finirla, perché è una mousse ottima, delicata, un profumo buonissimo, rimuove i residui di trucco. Io lo utilizzo la sera dopo aver rimosso l'eccesso di make-up con la comicellare, poi vado a passare una mousse o comunque un altro detergente. Questa lascia una pelle morbida, delicata, buonissima. Darphin, lo sapete che per me è tra i marchi di skincare che apprezzo di più. Ho finito l'olio denso di Vera Lab, dell'estetista cinica, che è un olio appunto che serve principalmente per andare a rimuovere il trucco, ma poi comunque ha altri utilizzi. Io lo utilizzavo per rimuovere il trucco la sera, poi lo rimuovevo col panno in microfibra. Mi è piaciuto, sì. Ecco, non sono costante nell'utilizzo di questo genere di struccante, perché poi quando sono di fretta in succo è che uso l'acqua micellare e poi mi risciacquo con un detergente. L'olio invece diventa un po' più lungo come processo, però mi è piaciuto. Ho finito una mini taglia sempre di Vera Lab, avevo comprato un kit con mini taglie. La Zero Smog, che è la crema idratante protettiva. Questa crema mi è piaciuta un sacco, più della... l'ho finita? No. Della Zero Rughe, che ho provato anche quella, mi sa che ce l'ho ancora su, non lo so, devo controllare. Comunque la Zero Smog è sicuramente la mia crema, tra quelle due che ho provato, preferita. Mi è proprio piaciuta. Un'altra mini taglia di crema è di Ole Ericsson, la Sheer Transformation Perfecting Moisturizer. Antiossidanti ai multifrutti, ai multiacidi di frutta, vabbè, comunque quella blu faceva parte sempre del kit che ho comprato insieme alla crema detergente e mi è piaciuta, però la trovo una crema leggerina, non così idratante. Infatti va bene secondo me solo da giorno, per me almeno solo da giorno, perché poi comunque vado ad applicare un primer e vado a struccare tutto il viso, Lo butto perché, mamma mia, mi faceva senso vederlo ancora. Questo è di Saint-Tropez, il gommaggio per il corpo da fare prima di applicare la mousse autoabbronzante che usavo quest'estate. E comunque Saint-Tropez è un autoabbronzante comunque che io consiglierei. Tutti qua? Ok. Consiglierei perché mi sono trovata benissimo. Tra l'altro avevo comprato un kit, mi sa su ASOS, sì, di appunto questo gommaggio, la mousse per autoabbronzante ed il guantino, e c'era anche una crema corpo da mettere, insomma, per mantenere l'abbronzatura. Mi sono trovata benissimo, è facile, non fate macchie, non diventate arancioni, sono super recensiti positivamente e hanno ragione. Ho finito questo siero qui che avevo acquistato quest'estate in aeroporto, ma ho iniziato ad usare verso ottobre, ed è il famosissimo siero di Diego Dalla Palma, la Vitamina C Radiant Serum. È un siero molto apprezzato, tantissimo, ed è un siero illuminante appunto a base di vitamina C. Io lo utilizzavo solo la mattina, ma può essere applicato anche la sera, perché appunto si può utilizzare 24 ore, quindi sia mattina che sera. Devo dire che è vero, è un buon siero. È un buon siero, illuminante, la grana della pelle è molto levigata. Mi è piaciuto tanto. Non lo ricompro perché al momento aveva anche un profumo buonissimo, cosa non male per un prodotto a base di vitamina, che sapete che non sempre hanno un profumo ottimo, di vitamina C. Non lo ricompro perché adesso sto usando altre cose e poi ho un attimo cambiato attivi nella skincare, però è un siero veramente buono, mi è piaciuto, promosso. Exquisage, la linea di Darphin, crema contorno occhi e labbra, una bella crema contorno occhi, aveva questo dispenser quindi molto comodo, usciva giusto la quantità giusta per applicarlo nel contorno occhi e rimaneva per applicarlo nel contorno delle labbra. Non ho visto una grandissima differenza, quindi dato il costo e sinceramente preferisco altri contorno occhi. Mi è piaciuto, però ecco, non lo ricomprerei. Un siero che in realtà può essere utilizzato come primer è questo qui di Farsali, Unicorn Essence. Non mi è piaciuto dal primo utilizzo, l'ho finito, ma giusto per dire che lo utilizzavo, perché mi dispiaceva comunque lasciarlo lì, e quindi quando magari finivo uno dei miei primer, prima di ricomprarne un altro, cercavo di finirlo, ma sinceramente
chi lo promuove non lo capisco, perché su di me non mi piaceva neanche applicarlo, non mi è piaciuto. Un altro bifasico occhi che ho invece provato è questo di Sephora, del bifasico waterproof eye makeup remover. Rimane molto unto, quindi se non amate quella sensazione quando andate a struccare appunto gli occhi di contorno occhi unto, umettato, non è il bifasico che fa per voi. A me non dà fastidio, però non lo ricomprerei. Passiamo al make up. È finita perché mi si è anche tutta rotta l'ultimo pezzettino. La mia Instant Fix and Matte Translucent Powder di Rimmel, una delle mie ciprie preferite dopo la Stay Matte, sempre di Rimmel, che è stata una delle mie ciprie in assoluto preferite della vita, ed è una cipria che per rapporto qualità prezzo io consiglierò a vita, è veramente valida. E anche la Instant Fix and Matte, la differenza è che questa ha un effetto un po' più blur, un po' più levigante, quindi va a nascondere un po', crea questo effetto ottico che fa sparire i pori e fissa molto bene il trucco. Un primer è lo Smashbox Photo Finish Primerizer, primer idratante, che in realtà può essere usato anche da chi ha una pelle mista come la mia, misto grassa, io lo usavo addirittura in estate, perché è un collante per tutto quello che andate a mettere dopo. È uno dei miei primer preferiti, se la batte lui insieme all'Hangover di Too Faced. Proprio questi due sono i miei preferiti, sono quelli che ho ricomprato anche più volte, questo mi sa che è il terzo, cioè ho perso il conto, però sì. Ce l'abbiamo fatta. Quattro mascara. Allora, parliamone. Bobbi Brown, mascara marrone, l'Everything Mascara, Everything Nothing, cioè un mascara che non fa niente. Un mascara che tra l'altro mi si è anche rotto, cioè si è rotto, quindi alla fine si è seccato perché si era rotto. Lo considererei un mascara naturale, che se avete delle ciglia lunghe e colorate, cioè nel senso belle scure, non avete assolutamente bisogno. Un mio preferitissimo, ciglia sensazionali, che io ricompro, finisco, ricompro, perché mi piace tantissimo. Buono. Poi il Total Temptation di Maybelline, che alla fine mi è piaciuto. All'inizio avevo un po' di dubbi, soprattutto per l'applicatore, sempre questi applicatori così un po' grossi, però alla fine mi è piaciuto perché si era seccato, non era più liquidino, e quindi l'ho usato con piacere. Questo invece mi è piaciuto dall'inizio alla fine, meno male per quello che costa, ed è il The Curler di Yves Saint Laurent. Mi piace tantissimo, ma tanto l'applicatore è così. Aiuta ad incurvarle veramente, non le sporca, le pettina, le volumizza. Tra i mascara di Yves Saint Laurent, che a me di solito non piacciono, tipo il Fossil, il classico, è un mascara che a me non piace proprio, questo sì, perché cambia... ho capito cosa cambia la spazzola. Questo è in silicone, in quella elastomero, quella specie di silicone, quello invece sono in setola. Quelli in setola a me non sempre piacciono. Ovviamente io ho finito adesso di registrare, tutti i cani del vicinato, comprese le mie, hanno finito di parlare fra di loro. Vabbè, non importa. Scusate, ci sono stati un po' di rumori, pazienza, dai. Era l'unico momento che avevo per registrare, mi andava di farlo comunque. Vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.